Bene, è arrivato il momento di tornare in sala pesi. Andiamo. Comodità sto cazzo di lucchetto. Allora, l'allenamento di oggi consisterà in allenare solo l'app. Comunque penso di fare solo braccia. Sono alla pesistica Pinerolo, straconsigliata. E qui abbiamo tutto quello che ci serve per allenarci. Finalmente, partiamo da tricipiti. Il tono muscolare è nettamente calato, penso che si veda anche dalle spalle. Ovviamente non arriverò a sfinimento oggi perché sono fermo da 6 settimane, quindi oggi diciamo che si giochicchia, perché sennò domani non ci si muove. Spero anche che l'audio si senta bene, visto che sto registrando con... vi faccio vedere cosa. Questa piccolina, per non ingombrare tanto nella sala pesi, anche se, come vedete, è giugno. Non so se si vede dal video, non è ancora ben salda la clavicola, e diciamo che nel gesto atletico comunque si sente che comunque non sono ben centrato, sono un po' scomposto. Proseguiamo, ultima serie, proviamo a sverginare tutto il pacco pesi. Finito tricipiti, adesso la cosa che vorrei provare a fare è bicipiti e dopo spalle. Voi dite perché le spalle, visto che sono, diciamo, il tuo punto peggiore in questo momento, lo fai per ultimo? Perché voglio proprio solo dargli un tocco e basta, non andarle a sforzare per nulla. Bicipiti, quindi partiamo con un classico curl con manubri, così almeno posso gestire bene i pesi con entrambe le braccia e quindi
uno non compensa l'altro, quindi ogni braccio fa quello che, diciamo, riesce. Spalla sinistra cede leggermente, infatti l'ultima non ne avevo. Pensavo di aver perso più forza, ovviamente che questi qua sono esercizi molto basic, quindi perdere forza su questi gesti qua è praticamente impossibile. Diciamo che su stacchi e comunque squat, queste cose qua, è molto molto più semplice. Quindi con due manubri è facile mantenere abbastanza la forza. Devo un po' moderarmi perché sennò so che mi farò male di nuovo. Seconda serie. La spalla malata è già cotta. E non smetterò mai di dirlo, ma raga, idratazione prima di tutto. Se siete miei clienti sapete quanto rompa il cazzo. Comunque, nel contempo io osservo anche lei, quindi cioè, riesco a tenerla d'occhio. Cioè, proprio bella, proprio bella. Poi gli ho messo il lucchettino, vediamo se riesco a prenderlo da qua. Quello lì. Non vi faccio vedere dove l'ho legato perché l'ho legato alla forcella della bici. Diciamo che è ovvio che se uno vuole mi smonta la ruota davanti me la fotte. Però riesco ad accorgermene, saltare giù dal balconcino che c'è e ammazzarlo. Come vedete, questo sarà un allenamento appunto molto 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 blando per recuperare e vedere un po' anche la forza, la forma e tutto. Ho constatato che ho perso 2 cm nella spalla quella dolorante, penso che si noti abbastanza, o magari no, me ne accorgo solo io. Comunque ho perso 2 cm, però è anche normale perché sono 6 settimane che non faccio tipo alcuno sforzo su quella. Penso che in 3 settimane riprenda normalmente i miei piccoli centimetri di bicipiti. Quindi abbiamo fatto un po' di tricipiti, un po' di bicipiti, che veramente un allenamento del genere io non lo facevo neanche quando ho iniziato 15 anni fa ad allenarmi, cioè proprio blando, triste, insoddisfacente quasi. Però adesso passiamo a spalle, vediamo un po' come si comporta più che altro. Vediamo, vediamo. Bene. Comunque oggi è stato il mio primo giorno di palestra da quando mi sono capottato e ho registrato un video in merito e avrò tipo fatto 30 clip, della quale 15 sono andate perse, quindi si sono bruciate. Ora le cose sono due: faccio finta di nulla, domani vado di nuovo in palestra, mi vesto uguale e filmo le altre clip, quelle che sono state perse. O due, sono molto sincero e la chiudo in un'altra maniera questo video. Fatemi sapere. Io opto più per la seconda, comunque. Secondo me. Maledetto. Maledetto lucchetto.